Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Elena e oggi parleremo un po' di libri e di quanto costa leggere i libri. Prima di iniziare questo nuovo video, vi invito a iscrivervi al canale se non siete iscritti e di lasciare un commentino o un like se il video vi sarà piaciuto. La questione che vorrei portarvi oggi sul canale è il fatto che magari alcune persone possono pensare che la lettura sia un hobby costoso, perché se noi andiamo a guardare YouTube, Bookstagram e via dicendo, potremmo appunto pensare, sì, ma queste persone che parlano di libri, cioè quanti soldi spendono? Cioè una montagna, perché se al mese magari uno legge 10 libri o di più, o anche di meno, anche solo che ne legge 5 o 3, sta spendendo un sacco di soldi, quindi è un hobby costoso e quindi cosa si legge a fare? Partiamo dal presupposto che tutti dovrebbero leggere, che leggere fa bene, che amplia la mente, che al di là magari dei romanzi, se noi ci spostassimo anche sulla saggistica, che la gente un po' tende a snobbare, si imparerebbero un sacco di cose, senza bisogno di praticamente andare a studiarsela, a fare i corsi chissà dove. Cose che servono dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista pratico, che possono essere per lavorare a qualcosa di manuale, un hobby o via dicendo. Ma i libri comunque costano, sappiamo tutti che vengono venduti, quindi c'è un prezzo per ogni cosa. Il fatto è che non necessariamente voi dovete comprare dei libri per leggerli. Qui non stiamo parlando di scaricare i PDF illegalmente, ovviamente, ma di trovare dei metodi economici alternativi che vi possano permettere di leggere senza dover spendere reni su reni. C'è da dire che ad alcune persone piace proprio comprare il libro, averlo lì nella sua libreria, c'è proprio un piacere nel comprare il libro, che non vi nego, anche a me piace comprare i libri, però quando non sono certa che un libro mi possa piacere realmente, non vado a comprarlo. O comunque, siccome io cerco di mantenere una filosofia prettamente minimalista, quindi di non sfociare nel degenero totale delle mie finanze, dei miei spazi personali, finisce che comunque cerco delle alternative che non siano il comprarli. Questa alternativa, rullo di tamburi, che cosa sarà? La biblioteca. Allora, so che sono di parte perché io frequento la biblioteca da quando ero piccola e in questo momento ci sto anche lavorando, ma la biblioteca, ragazzi, è veramente un luogo fantastico perché voi troverete praticamente di tutto a costo zero. La cosa poi particolare è che molte biblioteche sono collegate con altre biblioteche. Questo vi permette non solo di usufruire dei libri della biblioteca magari del vostro paese, ma anche di poter recuperare quel libro che magari cercate in altri paesi che poi lo faranno arrivare alla vostra biblioteca. Quindi se io voglio cercare un libro che però la mia biblioteca non ha, il sistema mi dirà dove la posso trovare, quindi metti che la troverò a Cinisello Balsamo, la biblioteca di Cinisello me la manderà. Tutto questo per dirvi che appunto c'è un sistema enorme dietro le biblioteche che la maggior parte della gente ignora perché non c'è mai andato, non sa neanche se esiste la biblioteca nel suo paese, magari non ci pensa neanche, ma appunto questa è una possibilità bellissima, grandiosa, appunto di condividere proprio una condivisione di un servizio e di informazioni. Quindi vi invito assolutamente ad andare in biblioteca. Altro metodo per leggere senza spendere troppo può essere comprare libri usati. Qualcuno di voi storcerà il naso perché dirà: no, io il libro usato non lo voglio, non mi piace che l'abbia preso un'altra persona, e ok. Però se non siete schizzinosi verso le persone, verso il mondo, il libro usato potrebbe anche fare al caso vostro, perché comunque avrete un libro magari anche in ottime condizioni, a un buonissimo prezzo e quindi sarete a posto così, avrete anche risparmiato,
e ce l'avete fisicamente, vi piace averlo lì fisicamente e va benissimo così. Invece volete avere il vostro libro fisico ma non volete spenderci troppi soldi, un'alternativa può essere lo scambio di libri, per esempio su Hatchbook, che io ho utilizzato ma non troppo, perché sinceramente non mi sono trovata benissimo, però molta gente so che lo usa e si trova bene. Nel mio caso non ha funzionato un granché, però su questa piattaforma appunto voi potete mettere i vostri libri che non volete più leggere e cercarne altri di altri utenti e contattarli. Se anche l'altra persona è interessata al vostro libro, creerete uno scambio e vi spedirete il libro a vicenda. Per quanto mi riguarda invece, io tendo principalmente a utilizzare la biblioteca. Se un libro non riesco a trovarlo in biblioteca, perché magari tutto il sistema comunque di biblioteche non ce l'ha, può anche capitare, difficile, ma può capitare per i libri magari un po' di nicchia, io prima di tutto vado a vedere su Amazon se esiste ancora, se quanto costa eccetera, e poi vado anche a vedere nell'usato, quindi su Hatchbook o principalmente su Vinted, che non vende solo vestiti ma vende anche bensì libri. Se trovo un'offerta che mi convince su Vinted o su Hatchbook, su Hatchbook manderò la richiesta, che la maggior parte delle volte mi viene negata, e quindi per quello vi dico che io non riesco a utilizzarlo molto Hatchbook. Oppure utilizzerò Vinted. Su Vinted ho preso dei libri, come per esempio questo qua di Frida Kahlo, quindi anche che è un libro che tra l'altro Amazon non stampava più, almeno in quel momento lì non lo stampava più, ed era introvabile oppure si trovava a prezzi stratosferici, e quindi questo invece l'ho trovato ben 5 euro, e dico cavolo, cioè meglio di così non si può. Certo, magari il libro è un po' rovinatino, cioè avrà quel difettino, però non so, ad alcuni può anche piacere che il libro sia vissuto, che sia stato nelle mani di qualcun altro, che abbia una storia dietro, cioè c'è anche un po' questo fascino vintage. Comunque sta di fatto che io vaglio tutte le varie opzioni, parto sempre dalla biblioteca, che è la risorsa gratuita per eccellenza, per poi andare nell'usato. Se anche nell'usato non trovo nulla, passo ad Amazon. Da Amazon finirà la mia wishlist oppure lo compro direttamente. Bene, questi sono i miei metodi per risparmiare sulla lettura, quello che faccio io. Se avete altri consigli, lasciateli pure qui sotto nei commenti, in modo che tutti potremmo leggerli e usufruirne. E niente, spero che vi sia stato utile questo video, che vi abbia magari fatto scoprire qualcosa che non sapevate. E niente, ci vediamo al prossimo. Io vi invito però prima di tutto a lasciare un like, un commento, un qualcosa, e di iscrivervi al canale.